Dopo le critiche di Paola Ferrari, il volto di DAZN di Letta Leotta viene difesa da un personaggio molto noto della cultura e della TV. Ecco cosa è successo. Paola Ferrari, storico volto di programmi di informazione sportiva Rai come 90esimo minuto, si è più volte lasciata scappare più di una critica nei confronti della giovane collega di Letta Leotta. Secondo la Ferrari, infatti, la compagna dell'attore Kenny Aman non si comporterebbe del tutto da giornalista sportiva davanti allo schermo, bensì più da soubrette. Ferrari è una delle signore del giornalismo sportivo italiano con tantissimi anni di carriera alle spalle e quindi, tenendo molto al suo lavoro, fa notare ciò che non ritiene appropriato. Dal canto suo di Letta Leotta non ha mai replicato apertamente alle accuse, ma si è sempre lasciata scivolare le critiche addosso, andando dritta per la sua strada incrementando il suo strepitoso successo. Ora però è un volto notissimo della TV e della cultura che ha preso le sue difese. Ecco di chi si tratta. A prendere le difese del volto di DAZN è il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone sulle pagine di Nuovo TV, dove cura una rubrica. Qui Cecchi Paone scrive: guai a chi mi tocca di Letta Leotta. Trovo che sia una bravissima conduttrice, spiega il presentatore, oltre che bella, ovviamente. Le sue capacità professionali sono indiscutibili. Per questo auguro al volto di DAZN il meglio. E sono sicuro che riuscirà a ottenerlo. Una presa di posizione davvero inaspettata che farà sicuramente piacere alla giovane giornalista sportiva, il cui successo non fa che aumentare giorno dopo giorno sia in TV che sui social, dove il suo account vanta quasi 8 milioni di followers.